Allora, siamo qui con le Amanzi e c'è una concezione molto, secondo me, molto crociana che vuole che esista una divisione abbastanza netta tra poesia e filosofia. Non ne parliamo poi tra poesia e teologia, tant'è vero che per esempio Croce parlava di gradazioni del livello di poesia nella Divina Commedia, e quindi diceva che l'inferno è più poetico, il purgatorio così così, e il paradiso proprio per niente, perché parlava tanto di teologia. Però Lia Manzi ha inventato un termine, e ovviamente gli ha dato anche seguito, che si chiama poetosofia, poetosofo, poetosofa, come lo volete declinare. Buonasera. Ci vuoi spiegare questa cosa? Cosa? Buonasera, innanzitutto, grazie Stefano per questa intervista. Sì, in realtà si chiama poesofia questo termine. Ah, ecco, quindi chiedo scusa per l'imprecisione. Perché ho conosciuto durante il mio percorso universitario una filosofa attraverso i miei studi che si chiama Maria Zambrano. Ah, ecco, Maria la Zambrano, quale Maria sì. Zambrano, pensiero filosofico, amava molto la poesia. Una filosofa andalusa, e amava quindi come poeta andaluso Machado. Per cui lei conia, diciamo così, una nuova teoria, anche possiamo considerarla didattica, che si chiama appunto la ragione poetica, dove bisogna, secondo il suo punto di vista, ragionare, quindi tra virgolette, da un punto di vista poetico, non soltanto dare una importanza logica, e quindi questo pensiero logico, questo pensiero dogmatico, quindi totalitario, ma un pensiero appunto poetico, cosiddetto pensiero materno. Per cui ho amato questa filosofa durante il mio percorso universitario e ho notato che aveva, quindi che io, un sentire affine al suo, perché anche io amo la poesia da quando ero piccola. Sì, diciamo, perché tu hai fatto un percorso di studi teologico e filosofico. Sì. E poi ha anche pubblicato qualche libro di poesia, insomma, il numero non lo diciamo perché non vale la pena, però insomma un bel po', già da ormai il primo del 2010, sì. Che era la Sogni d'amore. Sogni d'amore, poi Come hai fatto a trovarmi, Vado a caso, sì. E l'ultimo invece è prefato da me, da che te. Si chiama... È quasi primavera. È quasi primavera. Quasi primavera. Perché è quasi primavera? Sì, in realtà questo termine non è mio, è di mia madre, la quale prima di morire, guardando nel mese di febbraio, per l'esattezza il 22 febbraio, guardava fuori al balcone e c'era questa aria pre-primaverile. E infatti lei guardò e disse: è quasi primavera. Per cui ho voluto donare a lei questo titolo a questo nuovo libro di poesia edito da Iotto. Da Iotto. Febus. Febus era sì. Quello precedente. Dalla Iotto Edizioni e 2023, proprio dedicato a mia madre. Questo proprio titolo dedicato quindi a lei. Per cui è quasi primavera, io poi l'ho fatto mio per far capire che in realtà non riusciamo mai noi a raggiungere totalmente la primavera nel senso di fioritura interiore, siamo sempre comunque tendenti a raggiungerla, perché durante il percorso nostro primaverile interiore troviamo sempre degli ostacoli che potrebbero essere pioggia, grandine da un punto di vista meteorologico, da un punto di vista invece interiore e spirituale potrebbero essere quindi queste lotte continue che si hanno durante il nostro percorso della vita. Ma le estati
come stiamo visto, le estati deludono, siamo alla fine, diciamo, almeno per noi che siamo docenti, perché pure tu sei docente, noi l'estate la vediamo già finita, anche se poi l'estate finisce il 21 quando finisce. Bravo. Quindi le estati come sono? Deludono, sono un po' quelle domeniche di cui parlava Leopardi rispetto al sabato. No, a me piace l'estate, nonostante il caldo torrido, nonostante quel sole là fa il sudore. A me piace l'estate, io non amo tanto l'autunno, preferisco quindi come stagione a questo punto quella dell'inverno, perché almeno poi ci dà la speranza della primavera. E questo mi fai però, mi dai un assist così per parlare di un'altra cosa, perché io ho sempre pensato questo, no? Che quando, fin da quando ero piccolo, no? Lo racconto spesso sto fatto, ci davano quei temi, racconta la primavera, gli odori della primavera. Sarà che io forse vivevo in un contesto anche più urbano del tuo, oppure che ero distratto come bambino, eccetera. Però io tutto sto cambiare delle stagioni non lo notavo perché non vedevo troppa vegetazione. Invece ecco, anche diciamo come ho scritto nella prefazione di È quasi primavera, ma non vale solo per È quasi primavera, nella tua poesia, a parte che è una poesia molto, come sempre, breve, essenziale, brevi versi, breve anche proprio le poesie, ma le parole sono sempre molto semplici, no? Non sono parole ricercate, ma poi è una poesia che sembra quasi scritta da una persona che vive in un contesto che io chiamo premoderno, cioè nel senso è come se lo dico anche rispetto a un po' a quello che io scrivo, no? Che invece è molto più urbano. Sì. Perché appunto non c'è mai tecnologia, non c'è mai certi aspetti tossici, ecco, solo sì, nell'ultimo balenava qualche piccolo riferimento alla pandemia, però sì, a parte questo poi no. Purtroppo per forza. Vabbè. Sì, infatti, io perché scrivo breve da un punto di vista poetico? Perché io sono una persona che parla molto e utilizzo molto il linguaggio verbale durante la mia giornata. Per cui parlo tanto, sarà una deformazione anche caratterizzata dagli studi, perché da un certo punto di vista filosofico il filosofo tende a parlare un po' tanto, a fare anche un po' un gioco di parole, quindi a usare la parola, come appunto dice Maria Zambrano, da un punto di vista proprio didattico. Quindi io parlo tanto come persona, non logorroica, voglio no, dire, non è una, però relativamente una patologia, tanto, però relativamente parlo tanto, tanto e certo, uso molto il linguaggio verbale e terminologie, per cui nella poesia cerco invece di non fare così. Ecco, quindi è una sorta di compensazione, insomma. Di mettere soltanto in luce il mio lato interiore, la mia realmente persona. Chiarissimo. Senti, invece per quanto riguarda la filosofia, tu per esempio ecco, hai fatto una cosa a proposito di semplificare, usare termini, ti sei interessata, diciamo, spiegherai meglio questa cosa, a che livello ti sei interessata alla filosofia per i bambini. Sì. I bambini, come si fa a parlare di filosofia? Io non riuscirei a parlare di filosofia ai bambini. Come si fa a parlare? Tu fai riferimento alla Philosophy for Children. Sì, vabbè, io parlo italiano. È americano, quindi viene da un filosofo comportamentista che era Matthew Lipman, che pose la filosofia in maniera educativo-didattica, quindi la filosofia come pedagogia, quindi la filosofia come educazione, Lippmann. E visto che sono comunque una maestra di sostegno alla scuola primaria, amando quindi il mio mestiere,
come non solo missione e vocazione, ma come mestiere, perché noi comunque siamo stipendiati, quindi Certo, non siamo missionari assolutamente, però se devi fare il maestro e se devi fare la maestra o il docente in sé, un ben minimo di passione, di vocazione devi averla, altrimenti lo fai soltanto per denaro, cioè per avere diciamo lo che stipendio. ci deve essere un certo equilibrio. Un certo equilibrio. Quindi premetto questo e dico che conoscendo quindi Lippmann, mi sono avvicinata a questa comunità filosofica, CRIF, che si trova quindi a Roma, e ho studiato con la professoressa Mauro Striato, che si trova alla Federico II Professoressa? Striato. Ma Stria... Mauro? Maura. Maura Striato, ok. Striato. Che si trova Alla alla Federico Federico II. II, la facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di Pedagogia. Sì. Quindi nel 2012 io ho preso questo titolo, che è americano il titolo perché comunque viene dall'America, come concetto filosofico, didattico, che si chiama Teacher, Philosophy for Children. Quindi coniato quindi con un'abbreviazione P4C, quindi Philosophy for Children. In realtà, che poi me ne sono comunque allontanata perché non ho condiviso più quel concetto, perché devi comunque sempre dipendere da questo CRIF, da questa comunità, invece io credo che la filosofia debba comunque essere libera e non debba essere comunque Quindi manovrata venivano dall'alto. dalla indicazioni dall'alto, quindi non Esatto, c'era esatto, un'autonomia di. esatto, esatto. Quindi c'era Però una il principio guidazione. proprio Il principio è era qual è? portare la filosofia ai bambini, quindi a partire dall'infanzia, quindi bambini di 3 anni, Ma fin per poi, esempio, non la potesse storia della proprio, filosofia, sì, attenzione. non la storia, però ne hai i nomi, per esempio, che ne so, come spieghi la metafisica a un No, ma bambino non si allora? parla del concetto metafisico, né della filosofia teoretica, né della logica o E di dell'estetica cosa o si della parla? morale, ma si parla semplicemente di filosofia intesa come amore della conoscenza, Ah, è platonico, anzi socratico, quindi ok. si pone come dialogo, quindi Quindi come come anche maieutica. fare la levatrice, non la lavatrice, Esatto, come ha scritto come esatto. scrive qualche studente Sì, ogni tanto. porta La lavatrice di fuori, Socrate, ho esatto, porta fuori il pensiero. E quindi sì, capito. si parte con un testo, che sono dei testi, diciamo, filosofici per bambini. Pixi, Ah, i topolini, Rotolina, dove sono bambini e bambine che parlano, che sembrino che siano parole semplici, ma in realtà alla base c'è un fondamento filosofico. E da lì poi il bambino e la bambina si crea quindi una sorta di facilitatore. La teacher non è, diciamo, una maestra, ma è un facilitatore, ormai superato anche questo concetto da un punto di vista didattico, e con una lavagna oppure con un tabellone, ogni bambino, dopo aver letto quindi in un circle time questo brano, ogni bambino o bambina dice il suo pensiero su una parola chiave, che può essere la guerra, l'amore, l'albero, l'uccello, che ne so, per esempio la primavera, il maltempo, Chiarissimo. qualsiasi cosa, Va si bene. pone poi qui tutto il progetto. Senti, altre due cose almeno. Vabbè, Sì. una poesia, ma anche nel senso di scrivere poesie, ma anche organizzatrice di eventi poetici vari. In particolare ce n'è uno che Sì. 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 ha di va varie edizioni che si è tenuto alla Chiesa Libera di Casalnuovo varie Sì, volte, che è Il Silenzio di Dio. esatto, sì. Una cosa che ti voglio chiedere è perché una persona poi credente, tra tante cose che può dire di Dio, tra tante, diciamo, angolazioni in cui Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù, si può esplorare, sceglie proprio il silenzio e non per esempio la parola, vabbè, o la luce di Dio, l'amore di Dio, perché proprio il silenzio? Perché? Proprio perché, sempre perché io parlo molto e faccio poco Ah, ecco, sempre silenzio, quello. allora il silenzio di Dio non è un'assenza. Allora, il silenzio di Dio rispetto al silenzio dell'uomo non è un'assenza. Il silenzio dell'uomo, inteso uomo-donna, quindi umanità, è un silenzio che può essere curativo, punitivo,
riflessivo, mentre il silenzio di Dio è guarigione, sì. Il silenzio di Dio è attesa, il silenzio di Dio è voce interiore, voce interiore. Voce interiore, sì. Lo Spirito Santo, insomma. Ecco. Lo Spirito Santo. Quindi è un modo, diciamo così, anche diverso di dire, di dirlo diversamente presente. Un Dio che forse si fa assente anche perché va cercato. Esatto, ecco. Esatto. Infatti c'è anche un salmo, che è molto lungo, questo non lo dico tutto, il Salmo 33. Dice appunto: sta in silenzio davanti al Signore e ascoltalo e attendi. Per cui quel silenzio divino è un silenzio di speranza, un silenzio che ti dà comunque una risposta, sì. Sia quella che tu cerchi, quella che non cerchi, ma ti dà una risposta. Mentre il silenzio umano, uomo donna, non sai che ti dà. Visto che io parlo molto e faccio poco silenzio, senti, parli, parli molto e poi qualche volta canti pure. Sì. Infatti nell'ultimo, vabbè, hai fatto delle cover varie occasioni, però nell'ultimo libro, sempre che abbiamo, di cui abbiamo detto, È quasi primavera, c'è pure una parte legata alla tua attività di, no, cantautrice, ma cantante. Tante. No, anche cantautrice. Anche cantautrice. Ah, ok. Sì, è vero, sì. Il libricino È quasi primavera è unito anche a questo CD, È quasi primavera, ovviamente. Le canzoni sono 10, perché ho fatto una sorta di scala, 100 poesie, non potevo fare 100 canzoni, e quindi ho fatto 10, quindi 100 su 10, 10 su 100, quindi un po'. E queste canzoni sono 5 cover che vanno dai cantautori, Battiato. Non mi confondevo perché appunto tu hai fatto molte cover, quindi sì, però è vero, alcune ne hai anche scritte, sì. Cioè, però hai scritto il testo, il testo, però non la musica. No, in alcuni pure la musica. Ah, anche la musica, ok, sì. Vabbè, la questo musica, me l'ero la perso. Melodia, attenzione, perché io non sono musicista. Quindi la melodia e poi il maestro mette la musica, l'arrangiamento, mi dà gli accordi, perché io non sono musicista, quindi. Quando, diciamo, invento un canto, lo canto e do questa melodia, mi faccio accompagnare La differenza tra il fare poesia e il fare canzone, insomma, non dico musica, sì. Musica cantata. Esatto. Perché queste due esigenze, perché la poesia non basta, diciamo? No, non basta. Perché non basta? E perché il canto è la lode dei versi. Allora, se io scrivo i versi, perché la poesia sono io veramente come sono veramente, quando io scrivo poesia sono veramente quella, no quella che parla tanto, quella sono io, quella che sta poeticamente dicendo, però è quello che scrive soltanto, ma necessita anche di un canto, perché io mi devo esprimere anche con un vocalizzo, con una lode, sì. A questi versi, personalmente, poi non sì. So gli altri poeti. Vabbè, no, io parlavo come bisogno tuo, certo. Il mio bisogno è questo, non riesco soltanto più a scrivere e basta, devo comunque lodare questo mio, come hai detto tu, pensiero scritto, deve diventare quindi una poesia cantata, non sempre però, non tutte le poesie, qualcuna. Senti, ultima domanda a bruciapelo per chiudere, se ti dicessero che il poeta è come un ingegnere, tu cosa risponderesti? Allora, se me l'avessi posta qualche tempo fa, quando ero un po' più ragazza, un uomo che sono un po' più vecchietta, ti avrei detto no, il poeta prima. Non è un ingegnere. Adesso? Invece sì, Bene. Poeta è un ingegnere, poeta è... No, perché me l'ha detto recentemente in un'altra insomma diretta un altro poeta che è comunque, diciamo, una poetica molto diversa dalla tua, e niente, volevo un attimo metterti a confronto. Lui è
No, perché parlava del ritmo, di come costruire il ritmo. Certo, sì, lui è Gerardo Iandoli. Va bene. Allora, noi, io ti ringraziamo, sì. Cioè ti ringraziamo noi tutti quelli che ti abbiamo visto, che ti vedremo. Grazie veramente, Stefano. E buona serata a tutti. Buona serata a te e a tutti.